Buongiorno, in questa puntata faremo un viaggio di 4 miliardi di anni. Con due filmati, uno dedicato agli animali e l'altro alle piante, ripercorreremo quel lungo cammino che ha portato la vita da semplici organismi unicellulari, cioè composti da una microscopica cellula, alla straordinaria diversità che vediamo in una foresta oppure in un fondale marino. Tutte le forme viventi, in un certo senso, sono imparentate. Cioè provengono da un solo ceppo comune, poi si è via via diversificato adattandosi ai vari ambienti. Sembra quasi impossibile che un elefante e una rana siano parenti, o ancor più che un gorilla e un'ortica siano parenti. Eppure, se si va sufficientemente indietro nel tempo, per ogni forma vivente si finisce per trovare un antenato comune. Cioè un trisavolo del trisavolo del trisavolo del trisavolo, eccetera, che era la stessa forma vivente. All'inizio questa evoluzione è stata lentissima, poi a un certo punto ha accelerato in modo sempre crescente fino ad arrivare all'esplosione dei mammiferi che hanno creato in un tempo relativamente breve forme molto diverse. Basta pensare che i dinosauri sono vissuti sulla Terra per 160 milioni di anni, senza creare in pratica forme particolarmente evolute o intelligenti. Quando si sono estinti, nell'arco di solo 65 milioni di anni, sono comparsi tutti gli straordinari mammiferi che vediamo oggi sulla Terra, dai cani alle antilopi, dai gatti ai rinoceronti, dagli scimpanzé alle giraffe, dagli ippopotami all'uomo. Il primo filmato, con l'aiuto di bellissime immagini, racconterà questa storia e ci mostrerà anche come l'albero della vita, con i suoi infiniti rami e ramificazioni, abbia creato un tessuto, un intreccio, nel quale non soltanto ognuno vive, ma convive, nel senso che spesso una forma dipende dall'altra o influenza la vita dell'altra, in una catena di azioni e di retroazioni senza fine. Vediamo. È difficile credere che tutti gli animali, dagli uccelli alle iguana, dalle farfalle alle scimmie, abbiano la stessa origine. Ed è difficile anche immaginare che tutti questi animali derivino dalle prime cellule che abitavano i mari del nostro mondo primitivo. Eppure, questa è la conclusione alla quale giunse la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin. Tutte le forme di vita sulla Terra hanno un'origine comune. Nel corso di milioni di anni, gli esseri viventi hanno adattato e modificato la loro struttura per sopravvivere nei diversi habitat. Esistono infatti animali molto diversi tra loro, come i delfini e le aquile o le tartarughe. Gli animali. Gli animali si distinguono per il loro comportamento alimentare. Mangiano composti organici o, in altre parole, altre creature viventi. Le piante invece sono capaci di produrre da sole il loro cibo con un processo chiamato fotosintesi clorofilliana. È ovvio che le piante sono autosufficienti e gli animali no. I vegetali sono statici, mentre gli animali hanno dovuto spostarsi alla ricerca del cibo e hanno sviluppato diversi mezzi di locomozione: zampe, ali, pinne. I protozoi. I protozoi sono animali microscopici composti da un'unica cellula. Vivono in mare, in acqua dolce, sulla terraferma e all'interno di altri organismi nei quali possono provocare malattie. Sebbene i protozoi non abbiano tessuti differenziati, possono comunque essere abbastanza complessi e hanno escogitato o inventato vari sistemi di trasporto. Alcuni usano lunghi flagelli per spostarsi.
Altri, come le amebe, hanno degli pseudopodi. E c'è chi si è munito di milioni di minuscoli peli che permettono il movimento. È il caso del paramecio. Altri sono dei parassiti e hanno un'incredibile capacità riproduttiva. I metazoi. I metazoi sono animali multicellulari che hanno diversi tessuti destinati a differenti funzioni. Per quanto ne sappiamo, le spugne sono i più semplici animali pluricellulari. Di solito vivono in mare, anche se alcune si sono stabilite nell'acqua dolce, e rimangono tutta la vita nello stesso posto. Per nutrirsi filtrano l'acqua attraverso i pori e ne assorbono le sostanze nutritive. Il gruppo successivo per complessità è quello dei celenterati, animali come l'idra e la medusa. Hanno un'unica apertura destinata a ingerire e ad espellere il cibo. Ne fanno parte moltissimi vermi. Sono morbidi e non hanno scheletro né un guscio protettivo. Sono divisi in tre gruppi fondamentali a seconda della loro complessità. Ad esempio c'è la tenia, che è lunga, morbida e leggermente appiattita. Poi ci sono i vermi cilindrici, come questo parassita intestinale, munito di bocca e di ano. Gli anellidi si chiamano così perché il loro corpo è suddiviso in veri e propri anelli, come questo verme che vive nella terra. I molluschi sono più sviluppati, dato che, oltre a un corpo morbido, possiedono anche un guscio protettivo. Sono privi di zampe, perciò hanno escogitato un particolare modo di muoversi. Le chiocciole, con il loro guscio a spirale, si trovano sia in acqua che sulla terraferma e appartengono a questo gruppo. Poi ci sono dei molluschi prettamente acquatici, come questi, che hanno la conchiglia divisa in due valve. I molluschi più grandi sono i calamari, le seppie e i polpi. Non hanno un guscio, ma delle cartilagini e sono dotati di occhi perfetti. Il gruppo successivo, gli echinodermi, è più complesso e comprende le stelle marine e i ricci. Questo strano animale con così tante zampe appartiene al gruppo più numeroso di tutti, gli artropodi, con il corpo diviso in varie sezioni e una protezione esterna rigida. I ragni appartengono a questa categoria, hanno il corpo diviso in due parti e quattro paia di zampe, sono parenti stretti degli scorpioni. I crostacei hanno un aspetto simile, anche se di solito vivono nell'acqua e respirano con le branchie. Le aragoste e i cirripedi fanno parte di questo gruppo. Altri artropodi, come la scolopendra, vivono sulla terraferma. I loro corpi sono suddivisi in anelli e ogni segmento ha uno o due paia di zampe. Ma gli artropodi più evoluti sono gli insetti. La bocca è molto adattabile, il sistema nervoso davvero raffinato e le ali li mettono in grado di sopravvivere ovunque. È stato classificato più di 1 milione di specie di insetti. Hanno il corpo diviso in 3 sezioni e 3 paia di zampe. Cordate. Comunque, il gruppo più evoluto è quello dei cordati, che possiedono uno scheletro interno. Sono dotati di testa, addome e coda. Il sistema nervoso è estremamente sviluppato. A questo gruppo appartengono animali molto diversi tra loro: uccelli, pesci, rettili.
e mammiferi. I cordati superiori sono dotati di scheletro e i vertebrati hanno una colonna vertebrale o spina dorsale e un cranio che protegge il cervello. I pesci possiedono una coppia di mandibole e le pinne. Vivono in acqua e respirano con le branchie. Ne esistono moltissime specie. Gli anfibi sono stati i primi vertebrati a lanciarsi nella conquista della terraferma e ad evolvere i polmoni e le ghiandole che mantengono umida la pelle. Ma nella maggior parte dei casi continuano a deporre le uova nell'acqua e diventano adulti con un processo chiamato metamorfosi. I rettili hanno la pelle coperta di scaglie per impedire la disidratazione. Sono molto diversi tra loro, ad esempio le iguana, le tartarughe e i serpenti. Gli uccelli sono parenti stretti dei rettili. Sono contraddistinti dalla presenza delle ali e delle penne che non servono solo a volare, ma anche a mantenere costante la temperatura corporea. I mammiferi sono i vertebrati più evoluti. Producono da soli il latte con cui nutrire i piccoli e la loro pelle serve anche a mantenere costante la temperatura corporea. Hanno un cervello molto grande. E sono muniti di una speciale cassa di risonanza per produrre dei suoni. I mammiferi sono molto diversi tra loro: lupi, balene, pipistrelli, elefanti, canguri, giraffe ed esseri umani. In breve. Tutte le forme di vita sulla Terra derivano da esseri che vivevano nei mari del nostro pianeta milioni di anni fa. Gli animali si nutrono di composti organici. Le piante, invece, si procurano da sole il cibo con la fotosintesi. C'è un'enorme varietà di animali unicellulari, ognuno con un proprio sistema per spostarsi e proprie abitudini alimentari. Le spugne sono gli animali pluricellulari più semplici. Per nutrirsi filtrano l'acqua in cui vivono. I celenterati hanno un'unica apertura dalla quale entra ed esce il cibo. I vermi sono suddivisi in tre gruppi principali a seconda della loro complessità. Sono seguiti dai molluschi, di cui fanno parte le lumache, i molluschi marini e i calamari. I ragni, i crostacei e gli insetti compongono il gruppo più numeroso del regno animale, quello che ha avuto più successo nel corso dell'evoluzione, gli artropodi. I vertebrati sono contraddistinti dal loro scheletro interno e dal sistema nervoso molto complesso. In questo gruppo si trovano pesci, anfibi, rettili, uccelli e il gruppo più evoluto in assoluto, i mammiferi. Beh, certo, i mammiferi, assieme ai grandi rettili, i dinosauri, sono gli animali che più accendono la nostra fantasia, la nostra emotività. Gli anfibi interessano di meno, così pure i molluschi o i vermi. Eppure ci sono degli esseri viventi che, pur essendo incapaci di camminare, incapaci di correre o di emettere suoni e persino di reagire, sono spesso al centro proprio del nostro interesse. Sono le piante. Le piante coabitano con noi molto più degli animali. Li abbiamo in casa, li abbiamo sul balcone, nei viali, ci camminiamo sopra, come avviene con l'erba, o dentro, come avviene con i boschi. Le odoriamo, come i fiori, le regaliamo in segno di amicizia o di amore, le usiamo per decorazione, le coltiviamo e soprattutto le mangiamo. La fotosintesi, cioè la capacità di trasformare il sole in energia, una capacità che è nata 4 miliardi di anni fa in piccolissime cellule che vivevano nel mare, ha provocato nel corso dell'evoluzione una straordinaria esplosione di forme e di colori. Il filmato, che vedremo tra poco, ci racconterà questa storia, tutto sommato poco conosciuta, del regno vegetale. È molto interessante notare che le piante, in un certo senso, hanno percorso una strada non molto diversa da quella degli animali. Vi è stata una sorta di evoluzione parallela.
partita da singole cellule, diventate poi organismi pluricellulari, continuata con uno sbarco dei vegetali sulla Terra, che ha avuto dei problemi analoghi a quelli degli animali, in particolare per il mantenimento dell'umidità all'interno, anche una struttura rigida per stare in piedi e un diverso sistema di riproduzione. In questa corsa parallela le piante avevano un enorme vantaggio, sapevano fabbricarsi da sole il cibo attraverso il sole e la fotosintesi, ma hanno avuto un enorme svantaggio proprio perché non avevano problemi nel procurarsi il cibo, non hanno sviluppato un sistema nervoso e sono rimaste, per così dire, senza cervello. Vediamo questa breve storia del regno vegetale. Il regno vegetale è quell'enorme, silenzioso universo che comprende esseri microscopici e alberi giganti, alti più di 100 metri e pesanti più di 2000 tonnellate. Se le piante scomparissero dal nostro pianeta, non solo gli animali, ma anche gli esseri umani in breve tempo morirebbero di fame, perché ci nutriamo di vegetali o direttamente o indirettamente mangiando degli esseri che si cibano di piante. La clorofilla è la sostanza che conferisce alle piante il caratteristico colore verde. È responsabile della fotosintesi, grazie alla quale le piante producono la materia organica che serve a nutrire tutto il pianeta. Le piante sfruttano la luce del sole per fabbricare i loro tessuti e per spezzare le molecole dell'acqua, assorbendo l'anidride carbonica e liberando ossigeno. I vegetali immettono nell'atmosfera terrestre almeno 10.000 tonnellate di ossigeno al secondo. Le prime piante. I mari offrono condizioni di vita molto stabili, infatti ospitarono i primi organismi. Erano esseri che si nutrivano delle sostanze organiche che si trovavano nell'acqua, finché, dopo milioni di anni, la loro fonte di cibo cominciò a diminuire. Allora alcuni di essi cominciarono a sfruttare l'energia del sole per produrre composti organici. Quelle prime piante erano alghe unicellulari molto semplici, che si riproducevano suddividendosi. Le piante iniziarono a moltiplicarsi e a diversificarsi partendo da questo gruppo primitivo. Alcuni di questi organismi unicellulari esistono ancora in aree isolate, altri vivono in colonie. Ci sono anche delle alghe pluricellulari. Le cellule di queste alghe sono tutte uguali e non danno vita a tessuti differenziati. L'acqua trasporta il cibo a tutte le cellule. Dal momento in cui è apparsa sulla Terra, la vita ha passato circa il 75% del tempo confinata nel mare e la terraferma era simile a un deserto privo di vita. Alcune alghe vivevano lungo le coste, dove potevano procurarsi più luce e più anidride carbonica. Oggi molte specie di alghe popolano i mari caldi. Sono proprio delle alghe rosse a dare il nome al Mar Rosso. Enormi alghe brune, che possono estendersi in lunghezza per più di 900 piedi, 270 metri, vivono nelle acque più fredde. Le alghe verdi formano il gruppo più ampio e diversificato. Vivono in superficie, sia nell'acqua salata che in quella dolce. Più di 500 milioni di anni fa, queste alghe diedero vita alle piante superiori che vivono sulla terraferma. Conquista della Terra. Per vivere sulla terraferma, le piante dovevano innanzitutto dotarsi di una serie di meccanismi con cui trasportare al loro interno il cibo e far incontrare le cellule sessuali. E avevano anche bisogno di un supporto per restare dritte. Si crearono così delle differenze evidenti tra certi gruppi di vita vegetale e, nello stesso tempo, le piante svilupparono radici, steli e foglie.
Pian piano diventarono meno dipendenti dall'acqua per i loro processi riproduttivi e trovarono dei sistemi per evitare di disidratarsi. La conquista della terraferma da parte dei diversi esseri che vivevano in mare fu il più clamoroso successo della vita sul mondo inanimato. Il muschio è una delle piante più primitive che conosciamo. Ha ancora bisogno del continuo apporto esterno dell'acqua per essere in grado di svolgere le sue attività vitali. Le cellule sessuali del muschio sono molto piccole e nuotano. Ecco perché per la fecondazione il muschio ha bisogno di zone umide. Le felci sono un po' più complesse. Possiedono già la struttura propria delle piante terrestri. Ai primordi colonizzarono completamente la terra. L'apparato circolatorio delle felci permette il trasporto dei sali minerali e dell'acqua dal terreno alle foglie, dove avviene la fotosintesi clorofilliana. Possiedono anche dei tessuti di sostegno che le mantengono erette e le loro cellule hanno un rivestimento di cellulosa che le rende più rigide. Circa 370 milioni di anni fa, le felci occupavano tutta la superficie terrestre e avevano un'altezza compresa tra i 9 e i 15 metri. I loro resti hanno contribuito alla formazione del carbon fossile e del petrolio che oggi usiamo come combustibili. Le felci, come tutte le piante primitive, hanno un complesso processo riproduttivo e alternano cicli di attività sessuale a periodi di inattività. Fabbricano delle spore situate sul lato inferiore delle foglie. La produzione e la liberazione delle spore variano a seconda del tipo di felce. Alcune possiedono delle capsule da cui catapultano all'esterno le spore. Quando il clima è secco, le spore vengono trasportate dal vento. Se invece è umido, cadono direttamente sul terreno. Lì danno vita a una pianta completamente diversa dall'originale, che ha il compito di riprodurre le cellule sessuali maschili e quelle femminili. Dopo la fecondazione, crescerà un nuovo esemplare che pian piano si trasformerà in una nuova, bellissima felce. Semi. Le spermatofite, cioè le piante munite di semi, hanno raggiunto un ulteriore livello di complessità. Le conifere, come i pini e gli abeti, fanno parte di questo gruppo. Le cellule sessuali dei vegetali di questo gruppo non hanno bisogno dell'acqua per entrare in contatto. Creano dei semi che, una volta caduti a terra, germogliano e danno vita a nuovi individui che in qualche anno diventano piante adulte. Oggi circa un terzo di tutte le foreste della Terra è formato da questo tipo di piante. E anche i vegetali più grandi del nostro pianeta appartengono a questo gruppo. Sono le sequoie, che possono arrivare a 100 metri di altezza. L'evoluzione della vita vegetale ha raggiunto il culmine con le piante fiorite. I fiori sono gli organi riproduttivi delle piante superiori. Attraggono gli insetti che trasportano il polline. Dopo la fecondazione, i fiori possono ricoprire i semi con un rivestimento carnoso, il frutto. Molti animali mangiano frutta e i semi finiscono di nuovo sul terreno. Per essere fecondati, i fiori hanno bisogno dell'aiuto degli insetti. Per questa ragione, di solito, sono dotati di vivaci colori. Con i loro colori e il loro profumo, i fiori attirano gli insetti che trasportano il polline dagli organi maschili a quelli femminili, dove avviene la fecondazione. Nel gruppo delle piante fiorite ci sono anche diversi tipi di alberi.
Alcuni fiori, come queste orchidee, hanno sviluppato dei complessi sistemi per attirare gli insetti e assicurarsi così la fecondazione. Altre piante come il grano, l'orzo o le graminacee che crescono nella savana africana hanno ancora bisogno del vento per essere impollinate. Le piante fiorite sono le più diversificate ed evolute. Si sono diffuse ovunque. Sopravvivono anche nel deserto, dimostrando che ormai hanno poco bisogno di quell'acqua dalla quale sono nate milioni di anni fa. In breve. La clorofilla è la sostanza che conferisce alle piante il colore verde. Tutti gli animali, direttamente o indirettamente, si nutrono dei composti organici prodotti dalle piante con la fotosintesi clorofilliana. Le prime piante apparvero nei mari primitivi. Produssero la clorofilla che permise loro di sintetizzare composti organici con l'aiuto della luce del sole. Durante questo processo, le piante producono l'ossigeno che respiriamo. I primi organismi erano molto elementari. Si riproducevano semplicemente scindendosi. Si moltiplicarono e si perfezionarono per milioni di anni, finché apparvero le prime piante pluricellulari. Le alghe appartengono a questo gruppo. Quando le piante cominciarono a colonizzare la terraferma, si trovarono di fronte dei problemi nuovi. Ad esempio, come riprodursi. Il gradino più primitivo di questi vegetali è rappresentato dal muschio, che ha ancora bisogno dell'acqua perché avvenga la fecondazione. Le felci sono più evolute, le loro foglie hanno dei tessuti di supporto. Queste piante, numerosissime in passato, hanno un sistema riproduttivo basato sulle spore, che ha sempre bisogno dell'acqua. Agli abeti, invece, basta pochissima umidità per la fecondazione, che avviene grazie ai semi. I fiori sono gli organi riproduttivi delle piante superiori. C'è un'incredibile varietà di fiori che danno vita a uno degli spettacoli naturali più belli in assoluto. Bene, le piante, come anche gli animali, non sono soltanto figlie dell'evoluzione della vita sulla Terra, ma sono anche nipoti del Sole. Il Sole, infatti, è il nostro antenato più antico, quello che ha generato e mantenuto, grazie alla sua energia e al suo calore, le prime forme viventi negli oceani. La prossima volta andremo a visitare questo nostro antico parente e vedremo come si è originata non solo la Terra, ma anche il Sistema Solare. Il Sole, con i suoi 9 pianeti che gli girano intorno, a loro volta dotati di piccoli satelliti, costituiscono una gigantesca orologeria che è in movimento da oltre 5 miliardi di anni e che oggi si comincia a capire meglio anche grazie alle esplorazioni spaziali che continuano a procurarci eccezionali reportage fotografici dei vari corpi celesti che si aggirano nel Sistema Solare. A presto, arrivederci.